ci sono gli organizzatori della, dell'evento, John Cipieri di Malta Turbo, Capo Gruppo, Nicola Donno e Longo Jones. Buonasera a tutti, volevo innanzitutto ringraziarvi per la presenza in un orario un po' particolare per chi fa impresa, perché siamo in pieno orario lavorativo. Infatti molte aziende, molti amici purtroppo non sono potuti essere qui con noi per questo motivo, ci hanno chiesto poi un aggiornamento che cercheremo di dare sia con la diretta streaming che stiamo tenendo, ma anche poi nelle prossime giornate, nelle prossime ore, come abbiamo spesso e sempre fatto. Volevo ringraziare poi i relatori, chi interverrà oggi, sia tecnici che politici, perché oggi è importantissimo creare rete appunto tra aziende, parte tecnica e parte politica. Solo così forse si può tentare di riuscire a dare un contributo positivo. È arrivato il sindaco, quindi magari facciamo fare un saluto per il sindaco. No, prego. Quindi ripeto, è un incontro sicuramente riservato alle aziende, ma anche a chi vuole fare azienda, perché spesso ci si chiede, abbiamo molti ragazzi più o meno giovani che hanno delle ottime idee imprenditoriali, però non riescono poi a metterle in campo perché la liquidità spesso manca. Quindi avere degli incentivi, delle opportunità, cercare appunto insieme di raccogliere queste istanze, queste proposte e di renderle da seme frutto, penso oggi diventi imprescindibile in questo mercato talmente difficile, come ha detto l'ingegnere Perroni. Quindi io continuo a ringraziarvi per la presenza. Ringrazio voi per questa opportunità che ci date, perché anche da un punto di vista sia da cittadini, da aziende e da comunque responsabili di associazioni che sono vicine alle aziende, ringraziamo sempre le persone che sono al nostro fianco quotidianamente e che ci permettono, e che cercano almeno di darci degli input positivi per andare avanti in questo momento talmente difficile e in alcuni casi disperato per molte aziende. Grazie. Allora, come vi ha anticipato Nicola, l'incontro è nato proprio dall'esigenza dalla quale io ho già fatto richiesta più fondi della Regione Puglia, alla quale vi posso assicurare che funzionano, danno vita alle aziende molto spesso in difficoltà, come è successo adesso con noi ancora. Quindi sono parte integrante di queste richieste che mi sono state fatte. E le aziende altro non ci chiedevano come poter attingere a questi fondi. Quindi abbiamo cercato di fare oggi questa riunione, unendo effettivamente le parti politiche e le parti tecniche, affinché il commerciante, il cittadino, come diceva prima Nicola, i cittadini che intendono fare impresa o coloro che fanno impresa e hanno difficoltà o non hanno difficoltà, possano attingere a questi fondi che molto spesso non vengono ben pubblicizzati. Quindi queste sono le parti migliori per poter espletare questo tipo di finanziamenti che danno vita anche all'impresa stessa. Quindi speriamo che qualsiasi domanda voi abbiate da fare, oggi ci sono le persone adatte che vi possono dire a quale indirizzarvi o come va. E grazie della presenza a tutti quanti, oltre che al signore. Visto che spesso al sindaco ne parliamo ripetutamente. Buonasera, scusate il ritardo, purtroppo ero in punto, non sono riuscito a fare più. Intanto applaudo l'iniziativa degli amici Nicola e Jones, che va nella stessa direzione, insomma, in cui ci siamo impegnati anche recentemente con lo stesso Alessandro Renato, l'assessore, che è venuto a trovarci qualche giorno fa in sala consigliare,
reputo queste occasioni di incontro assolutamente necessarie, perché una delle risorse scarse cui le imprese soffrono non è soltanto la liquidità, sicuramente il programma di città di vita, ma in aggiunta a questa c'è la risorsa informazione che spesso manca. Per quanto ci siano consulenti preparati, insomma, qui al tavolo ne abbiamo, che supportano le aziende, comunque non c'è quel raccordo tra la parte politica e la parte imprenditoriale che è assolutamente indispensabile per liquidare in qualche modo le aziende. E quindi queste occasioni sono assolutamente necessarie, e quindi sicuramente la presenza dell'assessore De Minoci è un'ulteriore conferma del legame, insomma, che unisce anche la giunta regionale a questa comunità, e che sono certo potrà portare punti importanti, in primis quello per le aziende, visto che è l'assessore di due responsabili dell'assessore del controllo di tutto economico. Quindi grazie a Nicola Donna e a George Longo per questo impegno, che al di là delle divisioni politiche che abbiamo, comunque va nella direzione che entrambi condividiamo, che è quello di aiutare i cittadini, in questo caso le imprese. Quindi in casi come questo non possiamo che essere uniti ed essere, parlare come dire, la stessa lingua, perché la comunità che amministriamo, seppur con loro diversi, è la stessa. Quindi a questa comunità dobbiamo dare servizi, supporto, assistenza e quindi, grazie e buon lavoro. No, do la parola adesso a Alessandro Di Noci, l'assessore del gruppo economico. Una cosa, l'assessore è un ingegnere. Si dice che gli ingegneri non vivono ma funzionano. Alessandro ha applicato alla lettera questo anche nella politica, perché molto spesso la politica si ferma un attimo prima di funzionare. Quindi la sua carriera politica, il suo successo politico è dovuto anche e soprattutto per la sua funzionalità ingegneristica che ha affrontato nel corso quando l'assessore al Comune di Lecce, quando Lecce si è andato adesso anche alla regione. Scusa, non so che l'aziendalisti funziona. No, grazie, io sono stato ingegnere, quindi ho costruito sul condizionale una cosa che in realtà dovrebbe essere così, vi ringrazio. In realtà non sempre è applicabile, non è una regola matematica certa, ma io dico che le persone si impegnano a prescindere dai ruoli e poi hanno alcuni hanno maggiore dedizione, altri meno, ma ovviamente i più ingegneristici ci diamo una forma mentis importante, c'è tante professioni. Io cerco di attuare i miei studi ad attività politica, e quindi in alcuni meccanismi magari si vede, in altri meno, in altri troppo si vede, secondo le cose ingegneri sono così, a modo di dire non sempre funziona. Comunque vengo qui con grande piacere, scusatemi se poi una fase tecnica e illustrativa mi allontanerò, provo a lanciare un po' gli spunti provando a indicare qual è il filone su cui si inseriscono questi bandi e qual è la prospettiva. Noi siamo passati da una serie di incentivi durante il Covid che servivano a dare liquidità alle imprese, questo al bando del microprestito che ha aiutato circa 3.000 imprese, che davamo circa 30.000 euro di liquidità, di più di 30.000 euro il 20% al fondo perduto. Questo serviva per dare un'iniezione di fiducia alle microimprese che hanno difficoltà, che hanno avuto difficoltà di avere un sostegno bancario, perché andavano tutte le imprese che non erano bancabili. E quando tu vai in una banca chiedi 30.000 euro, ne devi restituire 33, in questo caso ne devi restituire 24. Quindi è stata un'importante iniezione di liquidità. L'altra azione che abbiamo fatto è quella di ristoro aggiuntivo, siamo custodiamo le imprese. Ne abbiamo fatto una specifica per gli ambulanti, tra l'altro purtroppo molte di quelle domande erano mal fatte, o c'erano dichiarazioni erronee, quindi nei prossimi giorni avremo un po' di notizie rispetto agli ulteriori 4 milioni di euro stanziali. E l'azione un po' più corposa è quella di sostegno alle perdite del tipo secondo ciclo.
passata questa fase, abbiamo costruito un'azione, è finita la crisi? No, non è finita, gran parte delle difficoltà economico-finanziarie oggi vengono gestite direttamente dal governo, soprattutto quella sui costi energetici. Noi oggi abbiamo voluto, come regione obiettivo convergenza, ossia regione del Mezzogiorno che ha vantaggi economico-fiscali rispetto ad altre zone europee, insistere sul tema degli investimenti o provare anche a recuperare quelli che sono la maggiorazione dei costi attraverso il tema degli investimenti. E prima abbiamo modificato il bando che funziona benissimo, che è veloce, anche dal punto di vista burocratico, lo potranno illustrare sicuramente, che è il titolo secondo. Secondo sia capoterzo che il caposesto, e preannuncio che questi bandi ci saranno sicuramente fino a settembre, poi cambieranno un po' perché abbiamo provato adesso una programmazione, quindi tenderemo a cambiare non solo i nomi perché sono complicati e richiamano mia le leggi, ma tenderemo a cambiare provando a snellire la presentazione burocratica, anche si dando d'accordo con il programma e con il programma rispetto alla moda dei dati relativi alle imprese che vogliamo dichiarare, in realtà rendendo interoperabili i software possono essere ricavati automaticamente, ma proveremo anche a snellire la parte di documentazione aggiunta. Il titolo secondo vi consente di ammodernare dal ristorante alla pizzeria, a fare un investimento su una nuova linea di produzione o a costruire, e riguarda le imprese esistenti. Questo è un bando su cui abbiamo aumentato il finanziamento al fondo perduto già da ottobre come incentivo agli investimenti dal 20% al 35%. In più, oltre a questo, abbiamo nell'ultima delibera di marzo garantito una cosa che c'era già prima, che è il pagamento degli interessi di ulteriori 10%, più una parte che non interessa, interessa in molti, e il pagamento da parte dei cofini, fino ad arrivare a quello che sarà il segnale della nuova programmazione, cioè la possibilità di finanziabilità al 60%. Questo è l'indirizzo su cui ci spingeremo sugli investimenti. È un finanziamento molto importante che avrà delle varietà. Oggi attraverso la garanzia dei cofini arriva al 60%, però noi vorremmo generare dei distinguo provando a indicare un target. Uno dei target lo abbiamo già anticipato e riguarda l'economia circolare, ossia la possibilità di ammodernare impianti anche di chiusura di ciclo di rifiuti o anche di trattamento di rifiuti non pericolosi, e l'altro riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili sopra i tetti e le differenze, legata all'autoconsumo energetico. Ossia, non esistono ad oggi altri incentivi, l'unico incentivo come regione che vogliamo a questo punto, e porta a far sì che tu possa, avendo avuto un aumento dei costi della bolletta tra il 100 e il 150%, costruire un impianto di energia da fonti rinnovabili sulla tua azienda, e che la regione Puglia ti paga gran parte dell'investimento. Nel dettaglio penso che diciamo, su questo parleremo di questo. È un incentivo molto importante perché la rata del mutuo, perché questo è il secondo pago del banco, è inferiore all'aumento dei costi dell'aumento della bolletta, ed è un'opportunità straordinaria perché la transizione energetica si fa in questa maniera e si contrasta l'aumento dei costi avendo noi le condizioni climatiche per poterlo fare, producendo energia pulita, partendo dai nostri utenti. Un altro incentivo riguarda invece le nuove imprese. Nello specifico, oltre ad un incentivo che c'è per le imprese più grandi, che può essere il PIA, non potete sapere per questo, sono andato a ruolo così. Un incentivo importante è quello relativo a bando nidi, che riguarda nuove iniziative di impresa prettamente rivolte a soggetti svantaggiati. Questo è un bando che esiste da anni, che ha funzionato e che ora ha un cambio di passo.
cambio il passo dipende dal target di differenza. Dagli studi che abbiamo rispetto al tasso di non occupati risultano percentuali elevatissime i giovani e le donne. Per queste due categorie gli incentivi arrivano al 75% al fondo del reddito, con modalità che vi spiegheranno a breve. Per tutte le altre categorie che riguardano il turismo e in generale come settore specifico, anche può riguardare lo sport, può riguardare gli eventi, può riguardare la ristorazione con e senza cucina, ci sono una miriade di codici Adecco, il finanziamento è al 50%, a chi? Disoccupati, lavoratori atipici, inoccupati, coloro che hanno la NASPI, coloro che hanno la disoccupazione, coloro che hanno contratti di lavoro part time, coloro che sono dei professionisti e che hanno visto ridurre il loro fatturato durante l'ultimo anno a 15.000 euro, oppure coloro che hanno chiuso durante il Covid, a cui stiamo dando una seconda chance. È un bando che dai primi dati che abbiamo sta funzionando moltissimo, in cui tantissimi giovani e non stanno provando a costruirsi un'opportunità. Questi incontri servono per provare a diffondere anche a volte un pregiudizio che non tanto c'è in realtà su Puglia Sviluppo, che è un ente abbastanza veloce nella valutazione, ma un pregiudizio rispetto a non c'è nessuno che viene in campo. Questo lato c'è, e il bando è rivolto prettamente a soggetti vantaggiati. Il vantaggio grande è che non ci si interfaccia col sistema bancario, quindi non devi impegnarti casa per fare questo investimento, ma la parte di prestito viene garantita da Puglia Sviluppo, proprio perché si rivolge a dei soggetti target svantaggiati. Ci sono altri bandi che devo parlare? Ti anticipo? Ci focalizzeremo prevalentemente su questi due per dare l'opportunità appunto sia alle imprese già costruite che agli istituenti per un po' di opportunità in stessi. Vi dico quello che ho detto a Nicola, a me spesso dicono ma chi mi iscrive al progetto? Io dico non conosco nessuno, per scelta, ma non perché perché credo che il rapporto debba essere costruito direttamente con da chi ci si fida. La struttura di Puglia Sviluppo è a disposizione di tutti e più o meno tutti avete interfaccia a prescindere con i funzionari che sono abbastanza efficienti e disponibili, quindi credo che ognuno debba andare al consulente con cui ha rapporto. Il rapporto fiduciario deve essere vostro con il consulente e soprattutto non è un banco, e quindi serve un piano economico finanziario che sia in piedi, viene valutato quel piano economico finanziario, non è a richiesta che vengono derogate le risorse, viene strutturato, viene guardato il progetto di impresa, perché stiamo parlando di impresa. Un ultimo suggerimento: la riqualificazione dei territori, che siano comunità di paesi, comunità sul mare, si fanno in partenariato di tipo privato. Il sindaco, l'amministrazione, i consigli possono lavorare per riqualificare una strada, fare condizioni di attrarre investimenti. La gran parte del lavoro, non lo dico da solo sul comune, ma sono veramente convinto, avviene perché c'è un forte impulso di privati che generano le condizioni di attrattività delle aree. Pensate a cos'è oggi la zona commerciale e produttiva di Surbono, che è un'attrattiva per tutte le aree interne. Allora, o pensate ai locali serali nel centro storico di Roma. Questo avviene grazie all'iniziativa del privato. Allora oggi noi dobbiamo creare le condizioni perché questo aggregato, questa offerta si espanda, si aggreghi e magari crei le condizioni non di guerra tra campanile, ma che nascano tante opportunità. Da quelle opportunità si genera anche un'attrattività dei territori. Poi le amministrazioni possono creare le condizioni per rendere più bello contorno,
però molto dipende dai privati, che a me piacerebbe togliere una sfida in più, considerassero lo spazio pubblico, lo spazio, in quel caso abbiamo creato delle condizioni reali di adozione dei territori, della nostra territori, che rendono anche migliore la vivibilità delle nostre città. Buon lavoro, bocca al lupo, io purtroppo devo volare. Spero che da questo incontro nascano iniziative per il sud, per la coordinata e per la comunità. Grazie a tutti. Siamo adesso nell'aspetto tecnico, dando la parola al dottore Cagnazzo, al dottoressa Ravone, che ci parleranno del bando libio e del bando libio. Io faccio una breve premessa introduttiva. Noi ci occupiamo di consulenza fiscale e di finanziamenti agevolati dal 2008, quindi nel corso di questi anni abbiamo visto nascere o crescere tante imprese che grazie al sostegno economico e finanziario della Regione Puglia, che ritengo sia una delle regioni italiane maggiormente dinamiche e ricettive dei bisogni delle imprese. Ci soffermeremo in particolare su due diverse tipologie di finanziamenti agevolati. Una, come diceva l'assessore Lignoci, indirizzata prevalentemente, anche se non esclusivamente, alle imprese già costituite e già operative sul territorio e che intendono ampliare o diversificare la propria attività, e un altro invece che si rivolge alle imprese che non sono ancora, che sono in via di costituzione, quindi nuove iniziative di impresa che appunto la regione finanzia con un contributo che può arrivare fino al 100%, e poi vedremo nel dettaglio in che modalità. Il titolo secondo, oltre, si differenzia dal bando nuove iniziative di impresa non solo per il discorso che si rivolge appunto a imprese già operative sul territorio, anche per il fatto che l'impresa, per poter accedere a questa tipologia di agevolazione, deve essere bancabile, ossia avere la possibilità di chiedere e ottenere da un istituto finanziario un mutuo. Il bando nuove iniziative di impresa invece si rivolge a categorie più svantaggiate che non avrebbero la possibilità di andare in banca e ottenere un mutuo, e in questo interviene appunto Puglia Sviluppo, che finanzia in parte a fondo perduto, in parte con un finanziamento da restituirsi a determinate condizioni e tra l'altro a tasso zero. Lascio la parola a questo punto al dottor Stefano Cagnazzo, che si occupa direttamente dei finanziamenti, e vi chiedo di illustrare in maniera quanto più esaustiva e semplice possibile, soprattutto per quanto riguarda il titolo secondo, che è un pochino più tecnico, di illustrare appunto queste due iniziative. Naturalmente chi fosse interessato ad approfondire può lasciare, propongo che lasciasse la sua email, così eventualmente poi potremo mandare tramite voi un po' di materiale informativo per approfondire, e poi siamo assolutamente disponibili a collaborare insomma nella prosecuzione degli scontri. Lascio la parola al dottore. Buonasera, allora, come detto Valentina, vedremo questa sera due tipologie di bandi. Il titolo secondo è per le aziende già avviate o tra virgolette neocostituite, perché il dottor De Lino ci ha detto che le imprese sostanzialmente già avviate, fondamentalmente c'è un escamotage, nel senso che loro, diciamo in regione, ci chiedono che l'impresa sia iscritta al registro imprese, quindi nulla toglie che un'impresa si può costituire oggi e a partire da domani si iscrive al registro imprese
o rispettando naturalmente i tempi necessari richiesti per l'iscrizione al registro imprese, e poi con, attraverso diciamo, determinate movimentazioni fatte sia con la banca che con i professionisti, può presentare la domanda di titolo secondo. Il titolo secondo è un bando che esiste da circa dal 2009, è stato modificato nel corso del tempo e sono state aggiunte diverse attività. Sostanzialmente al giorno d'oggi comprende quasi, sono finanziabili con il titolo secondo quasi tutte le attività. E a partire dall'attività commercio, dettaglio, ingrosso, artigianato, manifatturiero, servizi, addirittura anche studi professionali, quindi comprende, come ha detto anche il dottor De Dinoci, ristorazione, bar, servizi di B&B, e quindi comprende un po' tutte le tipologie. Il problema fondamentale del titolo secondo, diciamo, che affrontano le imprese nel momento in cui si approcciano a questa tipologia di finanziamento è la bancabilità, che molte imprese al giorno d'oggi, sia per il, diciamo, il trascorso del Covid e sia per varie vicissitudini aziendali, hanno difficoltà nell'accessibilità appunto al credito in banca. E sostanzialmente queste difficoltà vengono supportate anche, oltre che dalla Regione Puglia, da un fondo che esiste da un po' di anni, che è del Medio Credito Centrale, che dà la possibilità alle aziende di supportare questi investimenti con delle garanzie. Cioè, che significa? Che se io diciamo, sono una nuova azienda, o un'azienda costituita da pochi anni, o un'azienda che ha poca bancabilità, nel momento in cui vado in banca a chiedere un mutuo, perché come ha detto il dottor De Dinoci, il titolo secondo funziona solo ed esclusivamente con la richiesta di un mutuo in banca, e poi interviene la regione dando un fondo d'aiuto sull'investimento fatto sul mutuo, e la difficoltà naturalmente è la garanzia, perché la banca mi dice: ok, io ti posso dare 100.000 euro, però mi devi dare delle garanzie. Allora cominciano a subentrare immobili, titoli e quant'altro, quindi qui comincia a bloccarsi la macchina del finanziamento. Quindi, come dicevo, al giorno d'oggi c'è il Medio Credito Centrale che dà, che supporta la garanzia per le imprese sino all'80%. In linea di massima, quasi mai la banca rischia qualcosa se tu non metti niente, quindi a fronte di un certo per cento di investimento, almeno l'80% diciamo, viene coperta dalla garanzia del Medio Credito Centrale, un 20% lo deve coprire più o meno l'investitore, o con della liquidità o con altre, diciamo, fonti di garanzia che vengono messe diciamo, dall'imprenditore. Sostanzialmente il titolo secondo è un po' complesso, come aveva detto il dottore, può prevedere la realizzazione di nuove unità produttive, quindi se io ho un negozio o un'azienda e voglio ampliare la mia attività e quindi realizzare una nuova unità locale, il titolo secondo mi dà questa possibilità, oppure un ampliamento vero e proprio dell'unità locale, quindi ho già un negozio e lo voglio ampliare, voglio aggiungere delle cose nuove o ampliare la mia attività produttiva, lo posso fare, oppure diversificazione totalmente del processo produttivo. Quindi se io ho un'azienda e produco ad esempio bottiglie d'acqua e voglio diversificare producendo altro, lo posso fare attraverso il titolo secondo. Come funziona? Vi spiego in poche parole il funzionamento. Quindi come detto prima, bisogna passare dalla banca per la richiesta del mutuo. Una volta che la banca accorda, diciamo, il mutuo all'imprenditore, si presenta la banca stessa presenta sul portale della Regione Puglia la domanda,
E quindi in questo, a questo punto interviene il professionista che diciamo, fa un vero e proprio studio di fattibilità economica finanziaria, quindi uno studio di mercato presentando l'azienda tramite alcuni allegati che sono previsti dal bando. Sì. E, quindi il rapporto con la banca va per fatti suoi, nel senso che tu hai chiesto, per modo di dire, 100.000 euro in banca per fare questo ampliamento dell'unità produttiva. La rata è di 1.000 euro, per modo di dire, al mese. L'azienda paga normalmente questo mutuo e quindi il rapporto è come se fosse un mutuo, un rapporto tra banca e imprenditore che paga il suo mutuo. La regione interviene in un secondo momento, cioè la banca eroga i soldi e l'azienda spende questi soldi, quindi fa il suo investimento. Naturalmente spendi i soldi devono essere spesi in una determinata maniera, quindi è tutto tracciato tramite fatture e tutto quanto, e quindi si presenta la rendicontazione delle spese dell'investimento richiesto. La regione interviene dando un fondo perduto, un contributo cosiddetto in conto capitale del 35% a fondo perduto per le piccole imprese sull'acquisto di attrezzature e macchinari nuovi. Cioè, quindi tutte le attrezzature che io vado ad acquistare nuove di fabbrica per diciamo, fare questo ampliamento dell'azienda, la regione mi dà il 35% a fondo perduto per le piccole imprese, il 30% a fondo perduto per le medie imprese. In più, oltre a questo contributo, diciamo che il contributo in conto impianti fondamentale, la regione dà un ulteriore sostegno che è un altro fondo perduto che viene calcolato sugli interessi che la banca ha, diciamo, ha calcolato tramite il piano di ammortamento, e quindi non c'è una percentuale fissa che si può stabilire, ma tramite, diciamo, il mutuo, se a seconda se varia di 50, 100, 70, 80 mila euro, si calcolano sostanzialmente un montante di interessi che rappresenta il contributo a fondo perduto, un ulteriore contributo a fondo perduto che dà la regione. Quindi una volta terminato l'investimento, rendi conto tutta la spesa che ho fatto tramite il mutuo che mi ha dato la banca, presento la richiesta di erogazione, la Regione Puglia in un'unica soluzione mi dà sia il contributo a fondo perduto sulle attrezzature e macchinari nuovi di fabbrica che ho acquistato, sia il montante interessi in un'unica soluzione, mi dà tutto quanto, e quindi quello rappresenta sostanzialmente il fondo perduto che mi retrocede la regione. In linea di massima, in base all'esperienza, diciamo, avuta nel corso degli anni, più o meno il fondo perduto, sommando sia il fondo perduto sull'acquisto di attrezzature nuove di fabbrica, sia il montante, il contributo in conto interessi, più o meno si aggira sull'intero investimento tra il 25 e il 30%. Quindi il fondo perduto è sostanzialmente questo. Poi naturalmente bisogna entrare nella singola fattispecie di ogni fattispecie, ogni investimento che fa l'azienda, per vedere magari se sono di più gli investimenti fatti in attrezzature, in quel caso cresce il fondo perduto, oppure se sono prevalgono sostanzialmente le spese in opere murarie, in impianti e quant'altro. Quali sono le spese che vengono sostanzialmente finanziate? Una cosa positiva del titolo secondo è che comprende anche eventualmente l'acquisto dell'immobile, quindi io posso prevedere nel contributo in conto interessi di acquistare l'immobile che mi finanzia naturalmente la banca tramite il mutuo, e quindi acquistare l'immobile, fare le opere di ristrutturazione su quell'immobile, quindi impianti elettrici, idrici, di climatizzazione e quant'altro. In più fare l'acquisto delle attrezzature che mi servono per avviare la mia unità produttiva, quindi faccio un investimento a 360 gradi, e quindi posso mettere tutto nel calderone del titolo secondo.
Quindi alla fine, cioè, facendo un investimento del genere, mi ritorno indietro un bel contributo a fondo perduto. Naturalmente sono bandi che nascono per chi deve effettivamente fare degli investimenti, non sono dei finanziamenti lucrativi, cioè molte volte si presenta gente e dice come devo fare per fare soldi, per avere il contributo a fondo perduto, è un approccio sbagliato. Naturalmente se io devo fare l'investimento mi consulto con il professionista e io ti consiglio su come fare, però non si deve partire io devo fare l'investimento perché mi devo prendere il contributo a fondo perduto dalla regione, ma devo fare l'investimento perché effettivamente mi serve quell'investimento, altrimenti è inutile anche farlo. Vorrei fare una domanda. Prego. Intanto fotovoltaico rientra in questo 35% di fondi? Sì, adesso stavo ho questo il titolo secondo di base ordinario. Tenete conto che oltre al titolo secondo ordinario che è previsto per tutte le tipologie di aziende che vi ho elencato prima, tipo servizi, commercio, manifattura, ristorazione e quant'altro, c'è una seconda branca di titolo secondo e per le strutture alberghiere, quindi per fare investimenti per le nuove strutture ricettive. In quel caso il fondo perduto non è solo sull'acquisto di attrezzature, funziona sostanzialmente come il titolo secondo che vi ho illustrato finora, soltanto che il fondo perduto del 35% non è solo sull'acquisto di attrezzature nuove di fabbrica, ma è sull'intero investimento. Quindi se io per esempio prevedo di avviare una nuova struttura ricettiva e quindi voglio acquistare una masseria, per modo di dire, voglio fare le opere di ristrutturazione e poi acquistare le attrezzature, in quel caso la regione mi dà il 35% su tutto l'investimento. Quindi se tutto l'investimento è pari a 1 milione di euro, la regione mi dà il 35% a fondo perduto sull'intero investimento, quindi su 1 milione di euro mi restituisce il 35% a fondo perduto. La regione Puglia gli investimenti in impianti fotovoltaici o impianti di energia termica e quant'altro, quindi tutti gli impianti da fonte rinnovabile, erano previsti anche prima all'interno del titolo secondo. Con una delibera, l'ultima delibera di marzo, la Regione Puglia ha fatto questo intervento prevedendo che l'azienda potesse fare solo ed esclusivamente l'impianto fotovoltaico tramite il titolo secondo. Quindi mentre prima l'impianto fotovoltaico o qualsiasi impianto da fonte rinnovabile doveva rientrare in un contesto organico e funzionale, quindi io non potevo soltanto fare il titolo secondo, richiedere l'agevolazione del titolo secondo per fare l'impianto fotovoltaico, ma lo dovevo comprendere in una ristrutturazione totale dell'unità produttiva. Adesso invece la regione mi permette di intervenire e fare solo ed esclusivamente un investimento su un impianto fotovoltaico, un impianto a biomassa o qualsiasi tipologia di impianto da fonte rinnovabile, chiedendo sempre il mutuo alla regione e retrocedendomi il 35% a fondo perduto per le piccole imprese, come abbiamo detto, il 30% per le medie imprese. E in più vale sempre la cosa, che l'agevolazione del conto di interessi, quindi sul mutuo mi retrocedono anche gli interessi oltre a questo 30-35% a fondo perduto sull'impianto, quindi sull'acquisto di tutte le attrezzature necessarie per mettere in piedi un impianto da fonte rinnovabile. Sostanzialmente il titolo secondo è questo. Poi magari se qualcuno ha dei dubbi ci potete rivolgere anche dopo delle domande. Investimento minimo non funziona, 30.000 euro. Per fare questa tipologia di investimento l'investimento minimo è 30.000 euro, quindi al di sotto di 30.000 euro non posso accedere all'agevolazione del titolo secondo. Ma oggi
ultimamente per i corsi superiori, ma anche sui 30.000 euro siamo al limite, cioè non è neanche tanto conveniente. Il titolo secondo richiede un investimento, una certa concorrenza di corsi qualcosa. Niente, passiamo invece ai nidi, che come ha detto il dottor De Minoci, anche il nidi esiste già da diverso tempo, soltanto che ultimamente è stato modificato diciamo in meglio, visto anche la concorrenza che c'è stata da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha pubblicato un nuovo bando sull'imprenditoria femminile, quindi la regione, per stare al passo del ministero, ha pubblicato questo nuovo bando, che sostanzialmente agevola, diciamo, il nidi prevede diverse sfaccettature, quindi ci sono diverse agevolazioni su diverse imprese che hanno determinate caratteristiche. Mi vorrei concentrare sostanzialmente sull'avvio di nuove imprese sia per i giovani che per le donne, quindi imprenditoria femminile sostanzialmente. Come ha detto il dottor De Minoci, anche in questo caso il NIDI prevede l'avvio ex novo di una nuova impresa sostanzialmente, quindi non è come il titolo secondo che finanzia imprese già costituite, ma in questo caso deve essere costituita dopo la presentazione della domanda o anche prima. L'importante è che rientri nei 6 mesi antecedenti la presentazione della domanda, una nuova impresa. Nuova impresa che può essere costituita o da giovani, quindi tenete conto che se costituisco una società, la maggior parte dei soci, sia per numero che per capitale diciamo apportato, deve essere di età compresa tra i 18 e i 35 anni, mentre per quanto riguarda le imprese femminili non c'è alcun limite di età, l'importante è che siano maggiorenni e quindi possono presentare domanda le donne anche sotto forma di ditta individuale. In questo caso per il NIDI non è previsto acquisti di immobili, ma sostanzialmente agevola quasi tutte le tipologie di attività, non viene agevolato il commercio. Quindi sono previste agevolazioni su nuove attività tipo ristorazione con cucina e senza cucina, bar, B&B, servizi, attività professionali, quindi anche in questo caso le attività sono comprese a 360 gradi. Una cosa di fondamentale importanza qual è? Che come abbiamo detto prima, il problema fondamentale è sempre l'approccio con la banca, no? Anche un giovane non ha garanzie, quindi eventualmente per avviare una nuova attività o è il genitore che lo sostiene e quindi lo finanzia dal punto di vista, diciamo, economico, oppure deve rivolgersi in banca. Con la regione questo, diciamo, con il finanziamento del NIDI non avviene, perché interviene la regione e dà tutto la regione. Il finanziamento può essere esteso fino al 75% a fondo perduto, che non è poco, cioè ormai finanziamenti che prevedono il 75% a fondo perduto sono quasi inesistenti, e quindi forse proprio per le difficoltà avute per il Covid sia il Ministero dello Sviluppo Economico che la Regione hanno, diciamo, ampliato questa percentuale, e quindi è tanta roba avviare una nuova impresa, un giovane che avvia una nuova impresa e ottenga il 75% a fondo perduto. Il 25% che rimane non è che lo dovete mettere in tasca vostra, cioè questa è un'ulteriore agevolazione, una grande agevolazione, ma la regione dà un finanziamento
Per esempio, se io prevedo un investimento di 100.000 euro, 75.000 euro a fondo perduto me le dà la regione, 25.000 euro le devo restituire nei 6 anni successivi a costo a tasso zero. Cioè, praticamente l'investimento non mi sta venendo niente, perché se vado in banca non potete immaginare quanto sia il tasso di interesse, anche se sono scesi anche loro, però non c'entra niente, cioè ottenere un finanziamento a tasso zero e senza la richiesta di garanzia. Quindi stiamo parlando di niente, cioè niente nel senso di tasca mia non devo mettere niente, e mi permettono di avviare un'azienda che l'investimento può essere dai 10.000 euro fino a 150.000 euro. Naturalmente ci sono delle percentuali, tipo dai 10.000 a 50.000 euro la regione mi copre il 100% dell'investimento, da 50.000 a 100.000 euro mi copre solo il 90% dell'investimento. Ciò significa che su 100.000 euro 90.000 euro me le copre la regione tramite sia il fondo perduto che il prestito, il 10% in quel caso lo devo mettere io. Oltre a questo, naturalmente per questa tipologia di investimenti dovete tenere conto che ci deve essere l'IVA, che non è mai finanziata. Quindi dovete prevedere sempre, se io investo 100.000 euro, 20.000 euro più o meno, 22.000 euro le devo avere io, purtroppo è l'unica cosa che mi chiede la regione, perché naturalmente nel momento in cui vado a fare l'acquisto la regione mi finanzia in fattura solo l'imponibile, e l'IVA, siccome è una partita di giro, la recupero poi dopo, però intanto la devo, finanziariamente la devo sborsare adesso io. Quindi sostanzialmente, ecco, un'altra cosa che mi è venuta in mente qual è? Oltre alle spese, in questo caso la regione mi finanzia le spese di investimento, quindi qualsiasi attrezzatura che mi serve per avviare la mia attività mi viene finanziata dalla regione, anche i mezzi mobili, per esempio, se io devo fare il trasporto per esempio di merce, tipo una pizzeria, non so, deve trasportare della merce per la consegna a domicilio o altro, è previsto anche il finanziamento del mezzo che mi permetta di fare il trasporto del prodotto. Le spese di investimento prevedono sostanzialmente la ristrutturazione dell'immobile, quindi qualsiasi tipologia di impianto che devo fare all'interno dell'immobile. Non è previsto acquisto di immobili in questo caso, e le spese di ristrutturazione rientrano solo nel 30% nella percentuale del 30% sull'acquisto delle attrezzature che faccio nuove di fabbrica. Non so se ho reso l'idea, cioè se io per esempio prevedo di acquistare attrezzature per 50.000 euro, solo il 30% di 50.000 euro posso fare diciamo, opere di ristrutturazione che mi vengono finanziate dalla regione, quindi solo per 15.000 euro posso fare investimenti in ristrutturazioni. Non è che devo fare solo, cioè gli altri eventualmente le metto di tasca mia, però la regione mi finanzia solo quella percentuale. In più, un'altra cosa importante sul MIDI qual è? Che oltre alle spese di investimento che abbiamo visto, quindi eventualmente finanzia anche fino a un massimo di 5.000 euro spese in servizi informatici, quindi se devo per esempio fare un sito web, un sito e-commerce, tutte queste cose mi vengono finanziate con un fondo perduto fino a 5.000 euro, è previsto solo per il primo anno di attività un investimento a fondo perduto pari a 10.000 euro. Cioè, che significa? Che oltre alle spese di investimento, quindi al finanziamento, il famoso 75% a fondo perduto che posso prendere dalla regione, oltre a questo fondo perduto la regione mi dà 10.000 euro totalmente a fondo perduto per acquisto di materie prime, che sostengo naturalmente, spese che sostengo per il primo anno, le utenze, canoni di locazione, polizze assicurative e servizi informatici di vario genere. Quindi, come potete vedere, è un finanziamento a 360 gradi che
prende sia le spese di investimento che le spese di gestione. Sostanzialmente, diciamo, avrei finito, se avete domande da fare. Volevo sapere se in questo bando è previsto, come dicevamo prima, anche per quanto riguarda le energie alternative, se sono finanziabili con questo tipo di bando. Con i nidi no, non sono previste, diciamo, spese in investimenti in fonte di energia rinnovabile. Prego. Non mi pare la spesa, cioè è troppo, la percentuale dovrebbe rientrare nella percentuale sia il 30% che è pochissimo. Diciamo, io ho dato l'esempio dell'agrivoltaico, diciamo, un'impresa che potrebbe essere anche un'impresa, diciamo, giovanile o femminile, non ho capito. L'agrivoltaico, per esempio, l'energia alternativa, però comunque la possibilità di mettere un'impresa sfruttando magari all'interno di un. Potete avvicinarvi anche se volete. Potete avvicinarvi la sua. Ah, era questa la curiosità, diciamo, che in questo tipo di bando era possibile. Diciamo, considerare anche questo tipo di attività, questa nascere di spesa come quantità di energia. Non rientra nei codici aperto. Mentre nel titolo secondo sì a questo punto, perché la domanda sì. È come grazie. Un'altra domanda? Sì. A proposito della domanda, sì. Ma per il fotovoltaico, no? Io non sono il titolare dell'immobile, volendo fare ciò che si può fare? E in quel caso, diciamo, devi stipulare, sicuramente la regione ti chiederà un accordo con i proprietari dell'immobile che l'affitto deve coprire l'intera durata, diciamo, dell'investimento. Per quanto riguarda quell'investimento, di quanto è la durata? Almeno 5 anni. Sì, però ci sono nel caso specifico non ci sono problemi, però ci sono tante imprese che intendono effettuare investimenti a ridosso della scadenza del contratto di locazione, ad esempio, per cui siccome la regione impone dei vincoli nel mantenimento dell'impresa in attività per 5 anni e di non distogliere i beni finanziati per 5 anni, eccetera, e così, allora si richiedono particolari garanzie. Il massimo dell'investimento per quanto riguarda il fotovoltaico? Il minimo è 30.000, il massimo può coprire fino a 2 milioni di euro, soltanto che c'è da dire una cosa, per il fotovoltaico la regione finanzia un massimo di 2.400 euro a kilowatt, quindi se l'azienda ti fa un preventivo di 3.000 euro, per modo di dire, a kilowatt, la regione finanzia solo sino a 2.400. Cioè, penso che rientra abbondantemente. Comunque ho fatto un'analisi completa. Tanto tu Angelo sai com'è il fatto. Ho fatto un'analisi completa perché bisogna vedere l'utilizzo dell'energia elettrica che si fa, perché chi fa l'utilizzo di sera l'energia elettrica deve per forza connettersi con le batterie, corrente. Quindi se un'impresa produce consuma corrente elettrica durante il giorno va benissimo, diciamo, sono tanto sono tutte accese le cose. E se invece io consumo parecchio la sera, devo stare attento perché comunque devo poi mettere le batterie, le batterie hanno. Vabbè, a prescindere, diciamo, le batterie adesso costano sui 7.000 euro ogni 10 kWh. Questo significa che se io ho un forno che consuma un forno trifase, facciamo delle batterie. Che consuma 10 kW. Tu sai che io ho 30 kW nella pista. Se io mettessi la batteria da 7.000 euro, dopo un'ora si scarica. E magari per caricarsi ci ho messo più giorni. Quindi questa analisi poi va tutta fatta accuratamente. Quindi magari se io la domanda era per quanto riguarda il consumo durante il giorno va benissimo. Se poi ho attività notturne,
intanto fotovoltaico di per sé va valutato bene come momento, perché con le batterie hanno dei costi, hanno delle manutenzioni, hanno un montamento differente. Per quanto riguarda, come diceva il signore, l'immobile, l'affitto deve coprire l'investimento e in più deve ottenere l'autorizzazione da parte dei proprietari nell'effettuare le opere murali sull'immobile, perché quella è una liberatoria che ti richiede la regione. Facciamo un tanto per dire che ho tutto per... Sono altre domande? Per quanto riguarda Antonio, volevo sapere per quanto riguarda gli investimenti che avevano detto l'ultimo finanziamento di quello della Parlamento, che si sono chiamati del prospetto mantenuto nel mondo, no, è un finanziamento totalmente a parte. Quindi quello che a parte il fatto che il finanziamento adesso anche in quel caso bisogna entrare nello specifico e non è previsto il finanziamento in centri urbani ma deve essere in campagna, quindi finanziano in quel caso un rete a secco e dico le votive per esempio ho visto però deve essere fuori il paese, fuori, completamente fuori paese, cioè solo in campagna e sono proprio diciamo dei fondi per rurali diciamo, e quindi non è previsto niente all'interno del centro urbano. Siccome mi è già stata posta questa domanda è meglio specificarlo prima. Una zona fuori dal paese, la dove le città, non vuole per sé quello può fare. No, è un bellissimo. Altrimenti tutti. Rispetto a quello che ha detto anche l'assessore Vedimoci, che è stata poi la prima domanda che ho fatto a lui quando abbiamo deciso di organizzare questo incontro. Cioè, come abbiamo visto, vi ringrazio ancora una volta, i bandi ce ne sono tantissimi. Però poi dall'idea, dalla lettura del bando, arrivare poi a organizzare tutto non è facile. L'assessore Vedimoci giustamente diceva bisogna affidarsi ai nuovi ed è giustissimo. Noi collaboriamo anche con tanti colleghi che non si occupano di non tutti i consulenti o commercialisti comunque hanno la formazione oltre che il tempo magari da dedicare a questo tipo di bandi. Oggi l'idea era nata con l'info dei, cioè andare ad esporre, quindi ci sono le opportunità delle aziende, quindi c'è quella delle aziende. Io lancio una seconda proposta, ne abbiamo parlato tante volte anche con John, su quello se fosse possibile, in collaborazione, mai scontrarsi con il consulente di parte dell'azienda, di istituire uno sportello magari anche virtuale, vediamo un po' come organizzarlo, per fare sia l'informazione sia dove fosse possibile anche andare poi a concretizzare quelle che sono queste opportunità. Quindi se voi ci date la vostra disponibilità magari possiamo insieme organizzare qualcosa del genere, capire come istituirlo e come poi andarlo a mantenere nel tempo, che ripeto, sicuramente domande ce ne sono tante, noi abbiamo pubblicato adesso il link della diretta e ci stanno arrivando un po' di richieste, di domande da fare, però anche un po' per motivi di privacy, perché poi ognuno ha la propria idea imprenditoriale, la propria difficoltà, sarebbe opportuno secondo me fare uno step successivo, cioè quello di creare un corretto lo sportello, se ci dare la nostra disponibilità. Piena disponibilità. Un'ultima cosa volevo dire sui guidi per la completezza di informazione che mi è sfuggito. Naturalmente se si vuole avviare un'attività con il MIDI non è che dall'oggi al domani mi presento oppure come spesso mi succede, dice io voglio sfruttare il fondo perduto, mi devi consigliare un'attività che posso fare, cioè l'attività non te la devo consigliare io ma è una tua cosa o fatta tramite un percorso professionale di studi o di lavoro. E questo è fondamentale perché nel momento in cui noi facciamo la richiesta in regione per il bando MIDI,
ci sarà poi con chi presenterà la domanda un colloquio tecnico motivazionale, quindi naturalmente bisogna sapere e conoscere la materia. Se io voglio lavorare in un ristorante, cioè avviare, scusate, un ristorante, o devo conoscere un po' per aver fatto esperienza anche da cameriere, non è che ti richiedono chissà quale qualifica, però devo dimostrare di saper conoscere il settore. È come se io volessi chiedere un finanziamento per avviare un'attività, per esempio o uno studio professionale di commercialista, mi presento al colloquio motivazionale, magari mi chiedono che cos'è l'IVA, non gli so rispondere, mi dicono che studio professionale devi avviare se non conosci le basi della professione. E quindi la stessa cosa la aggiungiamo su ogni tipologia di attività. Questo sempre per il solito discorso che non bisogna fare non bisogna chiedere il finanziamento perché la regione mi sta dando il fondo perduto, ma perché effettivamente devo essere convinto di avviare quella tipologia di attività e non per sostanzialmente tra virgolette lucrarci sopra. Adesso le ti sono per attendere da notizia. Sì. Che tipologia di bando come si chiama? Naturalmente, come abbiamo detto, sia uno che l'altro a seconda sempre della tipologia di nazionale, ossia mio padre fa l'attività di produzione di bottiglie, vuole passare l'attività al figlio. In questo caso, anche se l'attività è già esistente, con il passaggio generazionale si può accedere al bando. Come dentisti, dall'inizio, diciamo, dal primo giorno in cui vengo nel vostro studio al giorno in cui arriva il finanziamento, più o meno Vogniti ipoteticamente passeranno sui 4-5 mesi. La sede, conosciamo un paio di amici. La sede, un paio di amici hanno fatto il libro, no? La criticità che aveva avuto era che doveva trovare la sede antico, quindi poteva dare l'affitto per quanto riguarda la sede, sostanzialmente lo studio di fattibilità, cioè lo studio di mercato che facciamo noi professionisti, è vero che deve essere fatto su una sede, quindi chiedono una misura camerale su quella sede, una misura catastale. Però non sei obbligato a stipulare il contratto di affitto, cioè che significa che se io oggi sto facendo lo studio di fattibilità su questo immobile e poi tra 3 mesi o 4 mesi, quando mi manda a chiamare la regione, questo immobile è stato locato da altre persone, io benissimo mi posso spostare su un altro immobile. L'importante è avere una sede, un'individuazione di una sede per fare solo lo studio di fattibilità iniziale. Una certificazione di disponibilità alla locazione. Cioè è logico che lo fanno sempre per dimostrare quella convinzione effettiva che hai nell'avviare l'attività. Ci sono altre domande? Concludiamo ringraziando gli organizzatori dell'evento, il consigliere di Marta Turco, Nicola Donna e Leonardo Johnson. Gli interventi dell'assessore della Motoria e anche soprattutto abbiamo visto la condizione con cui si applicano sia il dottor Cagnazzo che la dottoressa Lapone, e quindi qualsiasi altro riferimento a loro a disposizione, poi in futuro magari si avvierà questo sportello il prossimo futuro che ha parlato il consigliere. Sì, intanto chi volesse appunto avere ulteriori informazioni può rivolgersi agli organizzatori e ci mettere in contatto, possiamo iniziare a mandare un po' di materiale informativo. E poi ringraziamo ancora chi ci sta ospitando, con Mattia. Noi ringraziamo il nostro gruppo per l'opportunità che ci avete dato per il